I cigni selvatici. Tanto tempo fa c'era un re che aveva 11 figli e una figlia. Il suo nome era Eliza. Tutti i 12 bambini erano studenti intelligenti e bravi. Vivevano felicemente nel loro castello, fino a quando un giorno il re decise di sposarsi nuovamente. Si sentiva molto solo dopo la triste perdita della sua amata moglie. Si svolse una grande cerimonia. I bambini stavano aspettando la loro nuova madre. Pensavano che sarebbe bello avere una mamma, ma invece non fu così. La nuova regina era una vera strega malvagia e non trattava bene i bambini. Tutti erano infelici di vivere con lei. Devo sbarazzarmi di loro, piccole bestie. Per raggiungere il suo obiettivo, mandò Eliza in un posto lontano a vivere con un contadino e sua moglie. Raccontò spaventose menzogne circa gli 11 principi, quindi il re ordinò loro di lasciare il castello. Approfittando della situazione, la regina lanciò un incantesimo. Passerete il resto della vostra vita come uccelli brutti e silenziosi. Volate via, muovetevi! I principi erano troppo buoni, così la magia della perfida regina cambiò. Invece di diventare degli uccelli brutti, si trasformarono in bellissimi cigni e volarono via dal castello. Eliza non era felice di vivere lì. Le mancavano molto i suoi fratelli. Quando compì 15 anni, le fu permesso di tornare al castello e di incontrare il re. La regina non voleva che il re e la principessa si incontrassero. La regina era molto gelosa di vedere Eliza così giovane e bella. Eliza non può essere più bella di me. La regina fece finta di essere gentile. Benvenuta, cara. Bentornata al mio castello. Vieni, richiamoci nelle mie stanze. Ho un bel regalo per te. Lasciami applicare questa crema sul tuo viso e sui capelli per proteggerti dagli occhi malvagi. La crema era una pozione magica della regina per rendere brutta Eliza. Quando il re vide Eliza, divenne furioso. Ah, questa ragazza brutta che mi fissa non può essere mia figlia. Portatela via, non la voglio qui. Eliza fu buttata fuori dal castello. Vorrei che i miei fratelli fossero qui con me. Eliza iniziò il suo viaggio alla ricerca dei suoi fratelli. Si addentrò nella foresta e trovò un piccolo stagno. Si lavò il viso e con grande sorpresa la magia della strega cattiva svanì e ritornò bella come sempre. Era una grande foresta fitta dove i raggi del sole non arrivavano a colpire la terra attraverso gli alberi alti e maestosi. Si stava facendo buio. Eliza arrivò all'estremità della foresta. Non c'era nessuno in giro. Continuava a camminare. Dopo un po' di tempo, sentì i passi di qualcuno. Era spaventata e cercò di nascondersi da qualche parte. Prima di nascondersi, incontrò una vecchia signora. Ti ho spaventata? Oh, sì, un pochino. Vengo qui spesso per raccogliere le bacche. Vuoi assaggiarle? Sì, grazie. Sono molto affamata e non conosco le piante della foresta. Prendi questi. Ma tu, piccola, che cosa ci fai qui? Sto cercando 11 principi. Per caso li hai visti? No, non credo. Ma ho visto dei cigni con delle corone sulle loro teste. Essi nuotavano nel fiume. Se ti rechi laggiù, li troverai di certo. Eliza ringraziò la vecchia signora e iniziò il suo viaggio seguendo la riva del fiume. Dopo aver camminato per alcune ore, giunse nel punto dove il fiume incontra l'oceano. Non c'è nessuno qui. Come faccio a trovare i miei fratelli? Notò 11 piume di cigni bianchi che si trovavano vicino alla riva. Sono 11! È un segno del destino che troverò i miei 11 fratelli! Il sole stava per tramontare e vide 11 bellissimi cigni che volavano in cielo verso la spiaggia. Si posarono vicino a lei e mentre il sole stava calando, si trasformarono negli 11 principi. Fratelli! Oh, finalmente vi ho trovato! Sono Eliza! Tutti erano felici di vedere Eliza. Con un incantesimo la regina ci ha trasformati in cigni. Ci muoviamo come dei cigni selvaggi durante il giorno, ma quando il sole tramonta, ritorniamo esseri umani. Siamo autorizzati a tornare a casa una volta all'anno. Andremo al castello domani.
Vuoi unirti a noi? Certo che lo farò! Voglio anche liberarvi da questa terribile maledizione. La mattina successiva i principi si trasformarono nuovamente in cigni. Chiesero ad Eliza di sedersi su una rete. Essi la sollevarono con i loro becchi e volarono via. Eliza ammirava il paesaggio, vedeva le nuvole che fluttuavano sotto di lei, vedeva anche montagne, foreste, città, villaggi e palazzi che passavano sotto i suoi occhi. Alla fine della giornata si accamparono in prossimità di alcune grotte. Decisero di passare la notte in una grotta. Di notte, quando Eliza dormiva, sognava che una fata veniva a trovarla. Eliza pensò che la fata sembrava molto simile alla vecchia signora che incontrò nella foresta. Ciao Eliza! So che tu sei molto preoccupata. Sì, voglio che i miei fratelli siano liberi dalla maledizione, ma non so proprio come aiutarli. Per realizzare ciò che vuoi, devi essere molto coraggiosa e paziente. Se credi di riuscirci, allora ti dirò cosa fare. Farò tutto per i miei fratelli. Devi accogliere il dolore. Accogliere il dolore? Per favore, fata, dimmi come. C'è un'ortica speciale che cresce vicino alla grotta del cimitero. Devi tagliarla, schiacciarla e tessere 11 cappotti con essa. Getta i cappotti sopra i cigni e l'incantesimo svanirà. Ma soprattutto non devi pronunciare una sola parola dal giorno che inizi a realizzare i cappotti fino alla fine. Se parli, i tuoi fratelli moriranno. Ok, lo farò. Eliza si svegliò dopo quella promessa, ma scoprì che si trattava di un sogno. Cercò i suoi fratelli, ma erano andati via. Questo è il momento giusto per darmi da fare. Uscì e cominciò a raccogliere le ortiche. Erano pungenti da raccogliere, ma Eliza continuò per mantenere la promessa. Scelse alcune ortiche, li portò dentro la grotta e li schiacciò. Un topolino osservava quello che stava facendo Eliza. Lo trovò interessante e iniziò ad aiutarla. Di notte, quando i suoi fratelli tornarono nella grotta, trovarono Eliza che faceva qualcosa di misterioso. Perché non rispondi, Eliza? Non fare come la mamma. Per favore, dai, di qualcosa. Eliza non vuole parlare finché non è pronto e ultimato il suo lavoro. Il fratello minore si avvicinò ad Eliza e controllò le sue mani. Vide le punture e le mani bruciate, aveva le lacrime agli occhi. Le sue lacrime caddero sulle mani di Eliza. Calmato il dolore, si addormentò. Eliza continuò a lavorare per molti giorni. Il topo continuava ad aiutarla. Eliza finì di tessere un cappotto e iniziò a preparare il prossimo. Un giorno, quando stava raccogliendo le ortiche, sentì un forte rumore e decise di tornare nella grotta. Alcuni cani e alcuni cacciatori la circondarono. Tutti erano vestiti eleganti. Un bel giovane scese da un cavallo e si avvicinò ad Eliza. Ciao, cosa stai facendo qui? Posso aiutarti? Non posso lasciarti qui in questo luogo selvaggio. Sono il re di questa terra. Ti prego, fanciulla, vieni con me nel mio castello. Sarai al sicuro da me. Eliza non aveva altra possibilità che di andare col re. Arrivarono al castello del re prima del tramonto. Era un bellissimo castello, ma Eliza non era felice. Lei piangeva molte volte al giorno pensando ai suoi fratelli. Il re aveva portato con sé le ortiche e il cappotto che aveva tessuto. Otterrai tutto ciò che desideri, così ti sentirai come a casa. Ah, che bel sorriso! Penso che tu stai prendendo il mio cuore. Eliza non desiderava altro che ultimare i cappotti magici. Infine riuscì a tessere i cappotti. Per tessere l'ultimo cappotto uscì a raccogliere delle ortiche. Pensò di recarsi nel cimitero vicino al castello per raccoglierle. Quindi uscì dal castello e si recò in un cimitero. Mentre stava raccogliendo le ortiche, il consigliere del re e i suoi uomini la circondarono. Che ci fai qui? Cosa stai facendo? Raccogli le ortiche? Per cosa? Ti servono per fare qualche magia?
Avevo il dubbio che tu fossi una strega. E l'hai dimostrato. Vostra Altezza? Inizialmente non credevo ai miei uomini, ma adesso... Portatela in tribunale domani. I miei uomini decideranno la punizione. Dovrebbe essere uccisa davanti a tutto il popolo. Ho ucciso sotto la zampa di un elefante. Le streghe non sono ammesse nel nostro paese. Deve essere giustiziata domani e non oltre. Per punizione, Eliza fu bandita su un'isola lontana dal castello. Era prigioniera in una cella spaventosa e doveva passare qui la sua ultima notte. Proprio allora si aprì la porta e tutti i suoi cappotti fatti di ortiche furono gettati dentro la cella. Il re ti ha mandato questo per te. Ti terrà al caldo. Questa è la mia ultima occasione per completare il lavoro, ma ho bisogno di altre ortiche per terminarle al più presto. Proprio in quel momento vide il topo affacciato alla finestra della cella. Lei iniziò a lavorare velocemente. Il topolino continuava a correre tra la cella e il cimitero. Raccolse molte ortiche e li portò ad Eliza. Stava tessendo l'ultimo cappotto finché al mattino fu portata via. Stava seduta su di un carretto. Continuava a tessere il cappotto senza essere turbata dalle centinaia di persone riunite per vederla. I 10 cappotti stavano sdraiati ai suoi piedi. Il carretto stava per raggiungere la nave che doveva portare Eliza. Proprio in quel momento sentì un suono familiare. Eliza alzò gli occhi e vide gli 11 cigni che volavano sopra la sua testa. Si sedettero intorno al carretto per proteggerla. Eliza aveva completato l'ultimo cappotto. Gettò tutti i cappotti sui cigni, uno per uno. E i cigni si trasformarono in 11 bellissimi principi. Oh! Lei è nostra sorella! Eliza è innocente! Ho salvato i miei fratelli! Posso parlare adesso. Non sono una strega, ma stavo cercando di salvare i miei fratelli dall'incantesimo di una strega. La principessa raccontò tutta la storia al re. Il re si vergognò di come trattò la povera Eliza. Mia principessa, mi dispiace molto che ho dubitato di te. Mi vuoi sposare, per favore? Sì. Tutti nel castello erano felici di sapere delle imminenti nozze del re. Gli 11 principi parteciparono al matrimonio reale. Più tardi, il re con la regina Eliza e gli 11 principi catturarono la regina cattiva e la imprigionarono per tutta la vita. Il re fu così liberato dall'incantesimo della strega. Tutti vissero felici e contenti.